nella suite di RTL 102.5, ancora in sottofondo Craig David con Hot Stuff. Allora, noi non ospitiamo solo gente che è in giro, che è a casa, che studia, ma delle feste intere. Ma cavolo, abbiamo fatto le cose in grande. Stasera abbiamo esagerato perché siamo andati nella mia Toscana, esattamente a Prato, perché è in corso una festa ganzissima, tipo, divertente. Tipo? È una festa che si svolge a Firenze già da diversi anni, anzi direi in giro per la Toscana perché anche in Versilia. Si chiama Love Disco e noi abbiamo l'organizzatore di queste feste. Gazzis, partecipano personaggi, insomma, storici anche degli anni 80, degli ma anni in 70. In costume, rigorosamente in costume. E chi ci segue in radiovisione adesso sul 750 di Sky e sul 36 del digitale terrestre può già farsi un'idea di quello che avverrà tra pochi minuti, appunto, in questa location. Chi abbiamo? Paolo Marcheschi. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Paolo. Paolo, ma come te la sei inventata sta cosa? Che tra l'altro è ganzissima. Vedi, è ganzissima. Nettamente ganza. Come ti è venuta fuori? Ganza. Ma una volta ci siamo riuniti un po' di ragazzi della fine degli anni 70, quelli che andavano nelle cantine, perché ancora le prime discoteche non c'erano. C'erano le prime radio libere e allora abbiamo parlato con qualche amico dell'epoca, Marco Baldini, Gianfranco Monti, Carlo Conti, tutti i DJ fiorentini dell'epoca, e abbiamo detto: ma perché non ci mettiamo un po' insieme a fare un po' di divertimento? Questi vecchi ragazzi che hanno fatto carriera prima nelle radio, poi nella discoteca, ora in televisione. Allora abbiamo fatto una festa radunando un po' di amici, un successone dalla prima alla seconda. Ora loro ovviamente vengono quando possono, io ho continuato e ci divertiamo un sacco, insomma, sempre anni 70-80, persone che solitamente non vanno in discoteca, e due volte l'anno ci riuniamo, uno d'estate e uno d'inverno, a fare queste feste che sono rigorosamente con un dress code vintage, quindi 70 agli 80. Guarda Paolo, io ricordo un anno all'anfiteatro romano a Fiesole, quella festa romana, tutti in abiti romani, giusto? Abiti romani. Dell'epoca. Ganzo. Nel teatro romano, che è una cosa straordinaria, perché la cosa, diciamo, particolare che facciamo noi, che ci differenzia da feste anni 70, è che uniamo ovviamente mondi diversi, le facciamo in posti non soliti, ovvero stasera siamo nel Museo del Tessuto a Prato, abbiamo fatto il teatro La Pergola a Firenze, abbiamo fatto la Biblioteca Nazionale a Firenze, quindi ballare dentro la biblioteca, il teatro comunale, poi il pontile a Marina di Pietrasanta, quindi tutti location dove di solito assolutamente non si balla. Allora Paolo, aspetta, perché non è che ti posso tenere fino a mezzanotte a ragionare delle feste. Vorrei anche andare a festeggiare. Esatto. No, poi più che altro ora si organizza un pullman da Milano, si parte proprio da Cologno, proprio dalla sede di RTL 102.5. Anche perché la storia dice che io e Carletto sulle feste in costume 80. Siamo grandissimi. Una volta ci siamo presentati con Edoardo Bennato, quello vero. Sì. Era qui che registrava. Con l'armonica e la chitarra. Sì. E la gente pensava che fosse uno travestito, cioè uno vero. No, originale, era proprio quello. Paolo, buona serata, buon divertimento, grazie mille, divertitevi anche per noi. Grazie a voi, vado a ballare. Bravo, Paolo Marcheschi, Love Disco. Ciao. Grazie. Salutiamo anche Massimiliano Mantiloni, nostro inviato, che è lì adesso, anche lui a divertirsi. No, voglio una foto di Mantiloni subito. Capito? Right from the start, you were a thief.